per il Made in Italy in un momento storico sicuramente molto difficile. Ecco che Pierpaolo Piccioli riesce non soltanto a trainare il Made in Italy, ma addirittura inventa anche il Rosa Valentino. È una collezione intera, sì, PMPP è stata una scelta precisa di un momento, ed era il momento del, come un taglio di fontana, cercare un'altra dimensione, uno spazio parallelo, perché in quel momento quello che vedo nel mondo non mi piaceva. Pierpaolo Piccioli proprio l'estate scorsa realizza il suo sogno, il sogno da bambino, sfilare a Roma, a Trinità dei Monti, un'emozione che hai espresso già in tutte le interviste che hai rilasciato, ma oggi, a distanza di un paio di mesi, come rivedi questo film? È stato un momento importante, emozionante per me, ma anche per tutti noi, perché comunque Piazza di Spagna è il posto dove per tutti è un monumento italiano, il monumento dell'italianità è un monumento che è storico, per noi è anche il posto dove andiamo a prendere il caffè, per cui c'è un'intimità di quello spazio che era parte del racconto. E poi raccontare quella scalinata in un modo contemporaneo per me voleva dire anche raccontare quello che succede nel mondo oggi, voleva dire 40 ragazze nere, voleva dire ragazzi con vestiti da donna, cioè voleva dire raccontare su quella scalinata che è stato teatro del glamour degli anni 80, raccontare quello che è il mondo di oggi. Quindi io sono contento perché il messaggio era preciso ed era un grande fanculo, si può dire, all'antidemocrazia. E a proposito di giovani, sei molto sensibile in tematiche legate ai giovani, perché stai supportando tantissimi ragazzi e loro, appunto, l'abbiamo appena visto con il ragazzo che è appena andato via, ti sentono comunque vicino, non vedono Pierpaolo Piccioli come, sì, sicuramente un'icona di stile, di bravura, di professionalità, però è come se tu fossi il ragazzo della porta accanto. Questa cosa era il tuo obiettivo, la tua mission, o è capitato per caso? No, un po' succede, semplicemente le cose secondo me succedono, se le cerchi non sono più autentiche, credo che bisogna fare le cose esattamente come vengono e come sono delle scelte dettate dall'istinto.